Io li ho tutto, non so se li vedete, perché c'è la luce qua nella cappa. Inter Juventus, domenica, domani ovviamente, si gioca. Tanti dubbi, tante certezze per Simone Inzaghi, che non aveva a disposizione Bastoni, che è uscito malconcio contro il Porto e ha un risentimento muscolare, e non c'era neanche Milan Skriniar, che è ritornato da un infortunio, messo col Porto, e ha avuto la ricaduta. Quindi Bastoni e Skriniar, niente Juventus. La difesa penso composta da Acerbi, purtroppo quel pacaro di De Frari e Matteo Darmian. Difesa NCSP, non ci siamo proprio. Sulle fasce penso che ritornino Di Marco e Dumfries, sperando bene che Dumfries non faccia cazzate. Centrocampo ritorno di Calhanoglu in mediana con Barella e l'instancabile Mkhitaryan, mezzala. Attacco, credo e spero, Lukaku, Lautaro. Non so se metta Dzeko anche per fare fisico con il Bremer, non lo so. Cosa aspettate da questa partita? Nulla. Insomma, la vedo male, la vedo malissimo. L'ho detto anche in live dal bar dei tifosi. Arriva una Juventus che non ha perso neanche così tante energie contro il Friburgo, perché ha giocato al 50% delle potenzialità. Non ha attaccato neanche per nulla nel secondo tempo la Juventus, ed è bella fresca. L'Inter si è difesa con i denti, con gli sforzi contro il Porto e sarà molto stanca. Spero di vedere un Inter agguerrita anche di fronte a 75.000 spettatori. Spero di vedere un Inter saggia che giochi e che faccia bene la partita. Poi oh, se si perde, bene, però basta che l'Inter giochi e faccia qualcosa. Così come la Juventus che aveva Di Maria al 90% di condizione fisica, quindi sarà devastante. Vlahovic che magari è ritornato dopo il Friburgo, non lo so. Vediamo un po', ditemi cosa ne pensate. Sei forza Inter, amala.